Amici che ci state guardando, oggi ospite nel nostro studio è Padre Antonio Tofanelli, ciao Padre Antonio, Ciao, della comunità pace a tutti. interobbedenziale di San Ruffo. Allora, dicevamo che siete qui dal dicembre 2017, ci spieghi un attimo come siete arrivati, come vi siete ambientati, quanti siete e soprattutto la vostra attività. Sì, siamo da dicembre 2017 che è il compimento di un percorso fatto negli anni, che è iniziato intorno al 2014, tra le famiglie francescane di Assisi. Abbiamo percorso un cammino di riconciliazione con la storia in vista di due centenari molto importanti, che erano nel 2016 il perdono di Assisi, quindi una ricorrenza giubilare di 8 secoli, e il famoso perdono di Assisi, 1216, e nel 2016 sarebbero stati 8 secoli. E l'anno successivo, 2017, sarebbero stati 5 secoli dal 1517. Bolla di Papa Leone X Vitae Vos, che indice un capitolo generalissimo che però purtroppo non è stato mai celebrato e che ha comportato una divisione importante all'interno delle nostre famiglie. Di lì a poco tempo nasceranno anche i frati minori cappuccini, però è iniziato un cammino, insomma, diciamo, oggi riconosciamo di grande ricchezza nella diversità, però di frizioni interne alla ricerca di vivere meglio l'attinenza con la povertà e la regola francescana fino a mancarci di carità. Per cui, in vista di questi 2 centenari, abbiamo pensato di riconciliarci con la storia, fare un percorso teologico e storico. E le famiglie francescane di Assisi si sono trovate chiaramente in accordo con i ministri generali, le definizioni generali, la conferenza episcopale umbra, e siamo arrivati appunto a riconciliarci con la storia. E uno dei frutti è stato appunto il capitolo generalissimo che poi abbiamo regolarmente svolto invece nel 2017, e quello ha portato anche l'idea di produrre delle attività insieme, integrate dal punto di vista della formazione iniziale, permanente, dal punto di vista dell'evangelizzazione, della pastorale, dell'apostolato, delle missioni. All'interno di questa nostra ricerca, insomma, di comunione ritrovata e celebrata, insomma, ufficialmente, arriva l'invito di Sua Eccellenza Monsignor Pompili ai provinciali del Lazio, che desiderava all'interno della città di Rieti una comunità interobbedienziale. Questo l'abbiamo preso come un segno importante, quasi veramente una chiamata di Francesco a scegliere il luogo dove eventualmente vivere questo frutto, no, di questo capitolo generalissimo, perché in contemporanea lo Spirito suggeriva al Vescovo di Rieti un invito di questo tipo. E quindi, finito il capitolo generalissimo e l'invito del Vescovo Pompili, abbiamo visto: questo fa 2 più 2, e quindi dico: quella è la sede. E quindi i provinciali del Lazio, in accordo col Vescovo Pompili, hanno preparato questo luogo dove poter vivere questa prima esperienza francescana nella storia, che vede una fraternità appunto di frati minori, conventuali cappuccini, appunto i minori stessi, vivere insieme, programmare insieme, cioè non soltanto uno in un convento e l'altro nell'altro per trovarsi a fare laboratorio pensante o attività insieme, ma vivere proprio insieme. È la mia esperienza, è una storia. Ci sono delle altre esperienze a livello missionario, però questa è la prima istituzionalizzata con una vera e propria convenzione all'interno delle curie generalizie. Quanti siete? Siamo tre: un frate minore Marcello Bonforte, frate conventuale Luigi Faraglia, io da cappuccino. Ed è un'esperienza meravigliosa. Abbiamo fatto la scelta, in accordo col Vescovo di Pompili, di iniziare alla vigilia dell'Immacolata Concezione, perché la Madonna è patrona e regina dell'Ordine Serafico. Quindi 7 dicembre 2017. E tra le vostre attività c'è l'hospice, l'assistenza all'hospice San Francesco, se non Sì, sbaglio. esatto. Quindi Poi, sì, da ho cosa chiaramente, una volta iniziata, preso. diciamo, ci inseriamo anche nella vita pastorale della diocesi, a servizio chiaramente della Chiesa, no? Quindi noi diamo l'importanza massima proprio alla fraternità, perché per noi è un segno non soltanto di rappresentanza, ma concreto della comunione all'interno della famiglia francescana. Però giustamente poi si Declinata entra in varie, nel servizio certo, varie. pastorale. Tra questi, chiaramente, veramente siamo grati al Vescovo perché ha intuito l'importanza del darci incarichi minoritici, no? E che fossero anche molto vicini alle prime comunità francescane, quindi l'assistenza ai moribondi,
ricordiamoci gli appestati, Lazzaretti, insomma, nascono dove fine al vostro essere. E quindi l'hospice è il luogo dove noi regolarmente andiamo, facciamo conforto, amministriamo i sacramenti, anche un po' di pastorale sanitaria e di carità, no, ai parenti, e ci alterniamo, cioè piuttosto che un cappellano solo, è proprio la fraternità che si fa presente. E per noi è un servizio veramente significativo sul piano della carità. Insieme a questo ci sta la mensa dei poveri a Santa Chiara, perché oltre a fare la cappellania sul piano liturgico, assistenziale, le clarisse, cerchiamo di fare formazione per i volontari e poi anche condividere la mensa con i poveri, insomma, chiamiamoli così, che hanno bisogno di questo tipo di aiuto. Una mensa organizzata molto bene in collaborazione con l'Ordine Francescano Secolare. E veniamo al Giugno Antoniano, perché siamo prossimi all'inizio delle manifestazioni per questo mese sentitissimo a Rieti, come avrai potuto intuire, sperimentare. No? Sperimentare da quando sei qui, perché siete anche i cappellani della Pia Unione, quindi vi occupate anche della chiesa di San Francesco che avete a un passo. Quindi vorrei che ci illustrassi le attività, quello che accadrà in questo Giugno Antoniano, e insomma che lo dicessi proprio tu. Sì, diciamo, noi abitiamo a Palazzo Rufo, però è una rettoria, la chiesa di San Rufo, che ha il suo rettore. Il vescovo invece ci ha chiesto di occuparvi del culto di San Francesco, nella chiesa di San Francesco, che è il primo insediamento francescano a Rieti. Consideriamo che Rieti non è un posto qualunque per noi francescani, perché è chiamato Valle Santa in quanto Francesco d'Assisi ha proprio qui iniziato una predicazione, la regola, il primo presepe vivente, forse anche i primi miracoli, no? E quindi per noi essere a contatto con la buona gente, che lui descriveva così, quando forse si allontanava un po' d'Assisi. Tra tante difficoltà, problemi anche umani che ha incontrato, perché il papà e amici non tutti hanno capito la sua vocazione. Quindi forse anche per questo Francesco di tanto in tanto si spingeva verso Rieti, e quindi il quadrilatero importante dei santuari, no, principali, di Foggio Bustone, appunto, di Greccio, Fonte Colombo, la foresta, quindi per noi non è un luogo qualunque. E San Francesco, in piazza San Francesco, è il primo luogo di insediamento delle fraternità, delle comunità francescane. Quindi assegnarci quella chiesa per noi è stato veramente un onore, ci ha lusingato moltissimo. Bisognerà fare tanti lavori di ristrutturazione, di restauro, però nel frattempo sappiamo che si occupa a tempo pieno della gestione un po' dell'aula di culto la Pia Unione di Sant'Antonio Plurisecolare, che organizza questo evento straordinario del mese di giugno. Piuttosto che un cappellano singolo, il vescovo ha chiesto di essere una cappellania per loro, per cui li affianchiamo tutti e tre, anche se poi magari Padre Luigi si occupa principalmente dell'hospice, Marcello della mensa dei poveri e io della Pia Unione, ma questo per garantire il servizio. Però siamo una cappellania a servizio di tutte e tre le realtà. E quindi nel mese antoniano con la Pia Unione abbiamo quest'anno avuto il piacere di collaborare con loro nella pianificazione e programmazione. Si capisce che è un evento che uno quasi non si spiega, perché dice: ma questa devozione a Sant'Antonio? Perché... Sì, beh, a Rieti comunque è una cosa che sentitissima, forse fuori da quanto uno possa immaginare, considerando che non ci sono basi storiche. Però Sant'Antonio doveva essere canonizzato a Rieti, che poi fu canonizzato a Spoleto. Questo però può far pensare che la preparazione della festa della canonizzazione di Sant'Antonio sia diventato il seme che poi ha portato, no, a un, come dire, un culto importante, quindi il mese antoniano, che si svolgerà insomma come sempre, con momenti di preghiera, momenti ludici, momenti culturali, ricreativi, e chiaramente con la processione poi finale, con questa macchina di Sant'Antonio che viene a portare il santo con queste devozioni importanti. Sì, noi siamo molto contenti di questo. Abbiamo inserito alcuni momenti di preghiera in più, con l'adorazione eucaristica, il momento mariano del rosario. Presenteremo anche un forum, cioè portare tutte le generazioni, dal nonno al nipote, insieme a parlare nel chiostro e dire sul tema "Ho bisogno di te", perché sarà un tema che quest'anno verrà predicato durante il mese antoniano, e ho bisogno di te, dire di cosa hai bisogno tu, figlio mio, nipote mio, papà mio, mamma mia, zia mia, nonna mia, cioè vorremmo animare un momento di dialogo in un tempo in cui ci si parla poco guardandosi negli occhi, per cui sarà una novità quest'anno da questo punto di vista. La tua prima processione, dicevi? O no? La mia prima, io non certo, non perché settembre, dicembre 2017. Ma tutti loro continuamente mi dicono. Ma tu non l'hai proprio mai vista, solo visto, in foto. Mai vista.
Quindi sarà il tuo primo approccio con questa... Avremo ospiti illustri insieme chiaramente al vescovo che farà i suoi... Vogliamo dire qualche appuntamento, se te lo ricordi a memoria? Sì, di quelli, ci sarà proprio Angelo il giorno. Angelo Comastri, giorno 13, di... il Cardinale Angelo Comastri, che è il Vicario Generale di Sua Santità per il Vaticano, che verrà il 13 giugno alle 18.30 nella celebrazione, poi sarà chiaramente accompagnato dalla Scuola Cantorum, insomma, della Valle Santa, oppure della Cattedrale, che terranno i momenti più importanti, diciamo, per accompagnare la liturgia. Ci sarà Marco Tasca, il ministro generale dei conventuali, e ci sarà José Carballo, il vescovo segretario generale per la Congregazione degli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica, e poi diversi preti. Abbiamo pensato quest'anno di invitare i preti responsabili di una zona vicaria, perché volevamo invitare ogni prete, ogni singolo padre, però in quei giorni non ci si sta tutti. E quindi invitando i cinque vicari di zona rappresentano in quel momento una zona pastorale, e poi i preti che vorranno, che appartengono a quell'area, possono concelebrare, insomma. Ci sarà la messa delle 8, sempre uno dei francescani della Fraternità dei Frati Minori Interobbedienziali, quindi io, Luigi e Marcello, per farci conoscere di più. È un'occasione, perché tutte le mattine alle 8 saremo sempre noi, ma è l'occasione. Questa per sarà essere. Proprio la prima vera occasione la in cui ci faremo conoscere. E alle 10 abbiamo pensato invece quasi il predicatore ufficiale, per favorire l'evangelizzazione, cioè sul tema "Ho bisogno di te", il padre che ha bisogno del figlio, il figlio ha bisogno dello spirito, il spirito ha bisogno del figlio, lo spirito ha bisogno del padre, e l'uomo ha bisogno di Dio, Dio ha bisogno dell'uomo, cioè è questo tema. Il predicatore verrà sviscerato dai frati cappuccini di Leonessa, quindi padre Orazio e padre Carmine si alterneranno alle 10. Quindi alle 8 noi della cappella mia, e alle 10 i frati cappuccini di Leonessa, e alle 18.30 invece i vicari di zona, i responsabili di servizio, quindi della Caritas, della liturgia, quindi delle congregazioni, quindi Papa Lardo, padre Ezio e Fabrizio Borrello, e poi i cinque vicari, come ripeto, e poi altri preti che saranno presenti in questa zona, e poi i pontificali classici, insomma, più liturgie più solenni, con Carballo, Tasca e Comastri. Senti, padre Antonio, per concludere, noi cerchiamo sempre di conoscere un pochino meglio i religiosi che agiscono nella nostra diocesi. Fuori onda mi hai detto una cosa particolare: la tua vocazione è nata in un momento in cui stavi per sposarti. Ci vuoi, se posso, invadere la tua vita personale? Cioè, non perché, personale. Per fuggire dal matrimonio. No, immagino che non sia stata una scappatoia, però vogliamo spiegare un po' come nacque questa vocazione, brevemente, sì, nel senso prima che di salutarti. Poi tra amici si può ancora dire, no? Si racconta il fatto che ero prossimo al matrimonio, con data di nozze già fissata, la casa già arredata, perché io lavoravo in Rai, la ragazza mia era una giornalista, una coppia felice e serena. Però è arrivata la chiamata. Guarda, la verità, io lo dico sempre, per l'esperienza personale che ho fatto, non ci si deve approcciare, cioè suggerisco che, insomma, di fare discernimento, che distingua chi si approccia alla vita religiosa, prete o frate che sia, suore, per dire voglio essere, voglio farmi religioso, frate, prete, cioè, è un approccio, per la mia esperienza personale, non corretto. È molto più intenso e significativo, dici voglio rispondere di sì a chi mi chiede di essere frate, prete, suora, mono. Quindi io ho risposto a una chiamata, l'ho vissuta, il Signore mi ha invitato veramente a lasciare tutto per entrare in questa vita di frate minori cappuccini, e quindi ho detto di sì a Lui, avendo in quel momento... No, perché questo è importante anche, appunto, come dicevi, per insomma spiegare come accadono certe cose. È stata una chiamata vera e propria. E ho scoperto in itinere, cioè, di cosa si trattasse. E la giornalista come ha reagito? Ti ha fatto pagare tutto quello che avevate già prenotato? Beh, lei, guarda, un po' tremò quando le raccontai cosa stava succedendo. Poi mi ha fatto una carezza dicendomi, ecco perché sei così buono, no? E poi di lì è nato subito un immediato senso di rispetto, di distacco, improvvisamente. La confidenza che c'era, come se si fosse sciolta, è iniziato un rispetto diverso, un rapporto diverso. Comunque adesso lei si è sposata, tra l'altro io ho benedetto il suo matrimonio, poi ha fatto anche uno scherzo dal Labbone,
giocando, insomma, un pochettino con gli invitati che ci guardavano tutti perché diceva, cioè, ci conoscevano con gli tutti. Invitati perché tu hai celebrato? Ho celebrato, ho benedetto le nozze e quel giorno scherzando dissi, vedi, in un modo o in un altro ti devo sposare io, no? È stato sì, è bellissimo. Per, sì, è stata una cosa carina. Poi ti ho battezzato anche il figlio, eh? Ah, ecco. Quindi tutto a posto. Tutto a posto. Padre Antonio, concludiamo allora dando il primo appuntamento del giugno antoniano, che se non erro è l'esposizione della statua. Ci vuoi dire il giorno e l'ora? Secondo la consuetudine, appunto, ci sarà l'esposizione della statua il 12 giugno nella chiesa di San Francesco alle 18 e sarà accompagnata dalla solenne celebrazione dei Vespri e poi alle 18.30 a seguire dello stesso giorno la prima celebrazione eucaristica, tra l'altro la presiderò io, quindi darò il primo benvenuto. Il primo approccio. Circostanze, primo approccio. Allora, tutti il 12 giugno ovviamente per l'inizio, l'avvio del giugno. Poi il programma gira ovunque. Sì, quindi... il programma ne daremo anche noi notizia, esatto, su Frontiera, ne abbiamo già dato notizia continuamente, quindi non ci sarà modo. Allora, grazie Padre Antonio per essere stato ospite qui. Grazie a voi, buon lavoro, buon tutto e pace e bene ad ognuno di voi. Grazie e grazie a chi ci ha guardato.